Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad aprire questa mega confezione di Lost Kitties. L'avevo comprata ancora in Germania, quindi si parla di agosto e devo ancora aprirla. Per cui oggi ho detto basta, la apro così ci faccio il video. All'interno troviamo 5 personaggini, un kitty della serie 2, qua ci sono le varie avvertenze, e qui ci dice che possiamo trovare 20 sorprese, quindi 5 gattini, 10 accessori e 5 di quelle confezioni tipo plastilina. E questo è un bellissimo artwork dei Lost Kitties, e qua ci fa vedere dove aprirli e come aprirli. La forma è di un enorme cartoncino di latte, tipo quelli da un litro, invece dei soliti bricchetti di latte piccolini. E quindi andiamo subito ad aprirlo. Ecco qua, quindi ha proprio lo stile di un distributore. E come vedete sono tutte impilate. Quindi una volta che se ne tira fuori uno, cascano le altre. Proviamo ad aprirlo. Allora, la plastilina è molto morbida. È simile a quella ovviamente che c'era negli altri, nello Skittles a bricchetto. Vedete? Se non ancora più morbida forse. E qua vediamo già i nostri due giochini. Uno è un gomitolo che può essere usato anche come stampino, e l'altro è uno stura lavandini. Oddio, ok. Poi dopo vedrò di pulirli bene. E qui abbiamo altre sorprese e infine i due, oddio, i due adesivi che ci fanno capire chi abbiamo trovato, quindi magari li metto da parte così li vediamo dopo. Andiamo ad aprire le bustine. Oh mio Dio, che bellino, è troppo carino, è un gattino nel water, adorabile. Vediamo un po' chi è l'altro. Oddio, che dolce! È il gattino in un maglioncino di lana. Troppo bellino. E questi sono i loro accessori. Come vi dicevo, qui ci sono le loro immagini che appunto ci avevano già svelato chi avremmo trovato. Quindi queste le guarderemo alla fine. Sono dei piccoli adesivi. Andiamo a vedere il prossimo. Questa volta ha il latte marrone, mi sa quindi che il prossimo sarà fucsia, vedendo la scritta. Andiamo ad aprirla. Allora, è morbida come quella bianca, noi le andiamo a unire, tanto poi queste io non le tengo. E abbiamo come accessorio una bottiglietta, eccola qua. Andiamo a vedere subito che abbiamo trovato. Quello che si mangia il taco, che carino. E qui c'è il suo adesivo. Bene, andiamo a aprire la prossima confezione, che è, wow, è fucsia, e l'ultima è viola, non l'avevo mai vista. Dopo l'andiamo a vedere bene. Tirato fuori tutto, vediamo di togliere l'adesivo senza guardarlo. Ok, allora qui c'è il nostro accessorio, che è una pagnotta. Andiamo subito ad aprirlo. Ed eccolo qui, oh mio Dio, è il gattino che mangia il pollo. Adorabile, è fucsia, è troppo bellino. E qui c'è il suo adesivo. Ora andiamo ad aprire la quarta e ultima, mi sa, confezione. Che questa era stranamente, oddio che bella, era stranamente avvolta in questo pezzo di cartone. Guardate quant'è bella, ha i pezzi colorati dentro la plastilina. Oh mio Dio, è bellissima. E questo ha due accessori, ha un tiragraffi
mi pare che si chiami, quello per i gattini, insomma, e un computer che è un po'... poverino. Eccolo qua. E ora andiamo a vedere il nostro gattino. Vediamo subito chi si nasconde qui dentro. Oh mio Dio, wow! Ok, è bellissimo. È trasparente, super glitteroso. Sì, lasciate perdere le mie mani piene di plastilina. Ed è troppo bello. Questo è il suo adesivo e si vede che è della serie inglese perché ha appunto la scritta, cosa che nella serie italiana hanno tolto, e secondo me era più carino se l'avessero lasciata. E ce ne sono quattro, praticamente in varie lingue. Ma il gattino, cioè, guardatelo, è bellissimo! È troppo carino! Ok, poi abbiamo altre quattro tipo piccoli yogurtini da aprire. Abbiamo questo che è tipo un involucro con tutti i gattini dove poter riporre la plastilina e tenerla finché non si secchi. Qua c'è la checklist, che mi sa che è quella della serie 1, se non sbaglio, vediamo. Ah no. Sì, è di quelli che potete trovare della serie 1 e quelli che trovate della serie 2. A me piaceva un sacco Totes, però ho trovato Boops. E dietro abbiamo il loro artwork. Apriamo anche gli yogurtini. E qua troveremo gli altri accessori, quindi quelli che mancano. Esatto, qua c'è un piccolo razzo, vedete? Nel secondo c'era una fetta di pizza, una lisca di pesce e nell'ultimo yogurtino c'era una farfallina, bellissima. Ed eccoli qui tutti assieme. Questi sono quelli che abbiamo trovato oggi in questo mega cartone di latte e sono assolutamente bellissimi. Questo mi piace tantissimo con tutti i brillantini che sbrilluccica. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Io vi mando un bacio al prossimo video. Ciao!